Perché comunque essere felici è una scelta, ma dobbiamo anche cercare di fare le scelte giuste se vogliamo, come possiamo dire, imparare a sviluppare quella che tutte le persone meritano, che è la felicità. Salutiamo anche Crazy Robby. E la felicità poi è una questione veramente di abitudini. Che portano a una sensazione interiore di felicità, perché poi la felicità, come dicevo, è una sensazione interiore. Salutiamo Sissi. Allora, intanto ricordo a tutti di mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Se volete fare una donazione, non è obbligatorio, ovviamente, potete farla cliccando sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, basta andare nella home page, tastino abbonati. Allora, la felicità è un concetto semplice ma nello stesso tempo complesso, no? È stata studiata da millenni. Diciamo che uno dei contributi più importanti, secondo me, l'ha dato il Buddha ben 2500 anni fa. Però poi nel frattempo se ne sono interessati filosofi, poeti, scienziati, spiritualisti. Psicologi, tutti hanno cercato di capire in qualche modo che cosa significhi essere felice. Salutiamo anche Stefano. Allora, la felicità è ovviamente un termine ampio, sfaccettato, che abbraccia una vasta gamma di emozioni e di stati d'animo, no? Stati d'animo effimeri e stati d'animo anche più profondi. Quindi nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, salutiamo Betty Cottage. Se volete fare una donazione al canale potete farlo, se volete abbonarvi potete farlo. Allora iniziamo a considerare la felicità come qualcosa di più di un'emozione, di un sentimento. La felicità è qualcosa che viene scatenato da un evento positivo, un ricordo, un pensiero piacevole, da qualcosa che abbiamo dentro. Ma spesso si dice che la felicità è un attimo, no? Si dice che la felicità è temporanea. È temporanea quando è legata alle circostanze esterne, perché se la felicità è legata alle circostanze esterne, necessariamente sarà transitoria, perché magari viviamo, che ne so, un momento di calore, un momento, diciamo, quando magari possiamo essere circondati da persone amiche, quando magari ci capita di aver soddisfatto un desiderio, no? Perché la felicità, salutiamo Green Apple, spesso è collegata alla soddisfazione di un desiderio. Io desidero qualcosa e nel momento in cui salutiamo la nostra Grinettina, nel momento in cui, saluto anche Maria Giovanna, nel momento in cui in qualche modo, diciamo così, realizzo questo desiderio, provo un senso di felicità. Ma la felicità è un qualcosa di interno a me. Diciamo che la felicità, la ricerca, il desiderio di essere felici è la leva fondamentalmente che motiva gli esseri umani, perché indipendentemente da tutto, ognuno di noi si muove e agisce, fa per sperimentare questa sensazione di felicità. Spesso lo facciamo nel modo sbagliato. Io penso che anche le persone, per dire che usano sostanze che producono tutto meno che la felicità, però lo fanno per sperimentare una sensazione di felicità, quindi la sensazione, salutiamo anche Manuel, che noi andiamo a sperimentare di felicità è quella che ci motiva a fare tutto. La ricerca della felicità è intrinseca alla natura umana, peccato che scegliamo delle modalità sbagliate. Scegliamo delle modalità sbagliate spesso e questo ci porta esattamente il contrario. Ad esempio, la ricerca ossessiva, no? Se vogliamo, o il credere che una relazione sentimentale ci possa rendere felici,
In qualche modo è un'altra delle credenze che gli esseri umani hanno. È per questo che molte persone sono, come dire, vanno alla spasmodica ricerca, no, di relazioni sentimentali affettive, perché pensano che attraverso queste relazioni di poter sperimentare questo stato interiore che è quello della felicità. Ma la felicità non è un luogo d'arrivo, non è un qualcosa che si manifesta grazie a un'altra persona, ma è un percorso in continua evoluzione. Non è qualcosa da possedere, ma se vogliamo è qualcosa, è un modo di vivere, un modo di percepire il mondo. È un equilibrio dinamico interiore. Tra l'altro, spesso le persone credono che la felicità sia legata all'assenza di problemi. E in realtà non è tanto così, perché spesso le persone senza problemi di fatto oggettivi, ad esempio, vivono, salutiamo anche Pink, situazioni depressive, situazioni di profonda tristezza. Apparentemente non hanno problemi. Ma problemi materiali, tra virgolette, mi viene in mente sempre di pensare ormai è successo da tanti anni, no? Al figlio di Giovanni Agnelli, che si chiamava Edoardo, mi sembra, che apparentemente non avrebbe dovuto avere nessuna problematica di tipo materiale, cosa che noi spesso crediamo faccia alla felicità, no? Salutiamo Deborah. Spesso le persone credono che attraverso il denaro, ad esempio, possano, tra virgolette, comprarsi la felicità, possano comprarsi le situazioni, attraverso. E invece mi viene in mente sempre Giovanni Agnelli, Edoardo Agnelli, no? Che si è buttato dal cavalcavia, no? Dell'autostrada Torino-Savona all'altezza di Fossano, quello ha parcheggiato la macchina e si è buttato giù di sotto. Oramai sono passati un po' di anni, quindi la felicità non è sicuramente l'assenza di problemi, ma la capacità di affrontare i problemi con serenità, con fiducia. E la felicità è anche come possiamo dire, è anche il riuscire a trovare un significato e uno scopo alla vita e anche alle sfide della vita. Salutiamo anche il Gambino, perché diciamo, se vogliamo cercare la felicità, dobbiamo renderci conto che la felicità non è un qualcosa di isolato. Ecco, potremmo dire che la felicità non è un'entità autonoma. Come tutte le cose, anche la felicità è, come possiamo dire, è vuota di esistenza intrinseca, cioè è interdipendente. La felicità è interconnessa con tutti gli aspetti della nostra vita, è connessa con tutto quello che capita nella nostra vita, soprattutto nella nostra vita interiore, nei rapporti di lavoro, nella vita quotidiana, nella crescita personale, nella salute mentale, nella spiritualità, negli ostacoli, nei problemi, insomma, è tutta un'interdipendenza perché. Però noi quello che sappiamo è che sicuramente la felicità è importante, ha una natura interdipendente, ha una natura vuota di esistenza intrinseca, ma non è soltanto un piacevole stato d'animo che si manifesta transitoriamente. Io credo che noi possiamo sperimentare una felicità duratura, o perlomeno, diciamo così, che la felicità o la ricerca della felicità è quello che ci motiva nella vita fondamentalmente. Tutti noi vogliamo in qualche modo essere felici, tutti noi vogliamo in qualche modo provare questo stato d'animo. Spesso però, come ripeto, scegliamo le strade sbagliate. Beh, pensate alle persone che pensano di poter trovare la felicità dentro una bottiglia di vino, no? Ad esempio, oppure pensano di poter trovare la felicità sniffando delle sostanze, pippando delle sostanze. E lo fanno perché pensano
che attraverso questo possano sperimentare questo stato, ma in realtà, come dire, sperimenteranno esattamente lo stato opposto, no? Comunque la felicità è la forza che dovrebbe motivarci a superare gli ostacoli, le difficoltà, imparare a crescere, a costruire relazioni positive. E quando siamo felici, noi vediamo il mondo con occhi diversi, fondamentalmente. Siamo più aperti, creativi, abbiamo una resilienza più elevata e siamo pronti, diciamo, ad abbracciare nuove sfide. Un'altra caratteristica della felicità è che è contagiosa, cioè purtroppo, per fortuna, essendo di natura interdipendente, cioè collegata a tutto ciò che ci capita esternamente. Un booster eccezionale. Esternamente, diciamo, come possiamo dire, a tutto quello che ci capita esternamente, ma anche a tutto quello che ci capita internamente. Quindi essere felici, la felicità ha un impatto significativo comunque sulla nostra vita. Se impariamo a raggiungere la felicità, sviluppiamo tutta una serie di potenzialità. Quindi saremo più rilassati, migliorerà la funzione cognitiva, saremo più motivati a fare altre cose. Quindi la felicità aggiunge, come dire, aggiunge felicità. Nel momento in cui inneschi un meccanismo, positivo, un ciclo virtuoso, come dire, entrerai in una situazione in cui felicità chiama felicità. E una delle cose che dobbiamo imparare a fare è quello di circondarci di persone positive, perché essendo interdipendente la felicità, che è questo sentimento interiore, come descrivere la felicità? La felicità si sperimenta solo attraverso uno stato interiore, è soltanto uno stato interiore, non è qualcosa che, certo, è collegata a tutto, ma alla fine si sperimenta come stato interiore. E ovviamente se ci circondiamo di persone tristi, sarà difficile che potremo a lungo essere felici. La felicità richiede responsabilità, se vogliamo, no? Ognuno di noi ha il potere di creare la propria felicità. Un modo per creare la propria felicità, secondo me, salutiamo anche Roxy Rosa, è contribuire alla felicità degli altri. Perché se tu contribuisci alla felicità degli altri, ne hai comunque un ritorno, no? C'è sempre il detto, che secondo me è molto importante, nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Chi volesse, ovviamente non è un obbligo naturalmente, fare una donazione per dare un sostegno al canale, può farla cliccando sul tastino col dollarino. Chi vuole abbonarsi può andare nella home page, tastino abbonati. E stavo dicendo, la felicità, dando felicità, facendo provare la felicità ad altre persone, la sperimenteremo anche noi. È un po' come detto sempre di San Francesco, che è dando che si riceve. Ad esempio, io credo che Madre Teresa di Calcutta, parlando di una persona che oggettivamente chi l'ha conosciuta dice che trasmetteva proprio un senso di felicità. Eppure Madre Teresa di Calcutta, se andiamo a vederla, non era sicuramente in salute perché era tutta gobba, avrà avuto sicuramente problemi fisici. Non era giovane, non avrebbe potuto magari vivere negli hotel 5 stelle, ma viveva, come dire, in dimore molto umili assieme agli ammalati. Eppure, aveva felicità. Il fatto che lei aiutasse le altre persone, questo le dava sicuramente un ritorno positivo. E quindi, la chiave, diciamo, per essere felice è quello di trovare un significato alla nostra vita, io credo. Trovare uno scopo alla nostra vita. Questo è un altro punto fondamentale. Perché nel momento in cui diamo uno scopo alla nostra vita, uno scopo che potrebbe anche trascendere la vita stessa, ci aiuterà ad esempio a trasformare le avversità in opportunità di crescita, ci aiuterà a trasformare l'avversità in apprendimento. Ovviamente ci sono molti miti
sulla felicità, molti miti potremmo dire da sfatare. Io credo, ad esempio, il fatto che la felicità è legata al destino, che ci sono persone che sono destinate a essere felici e persone che sono destinate a essere infelici. Io credo che questo sia fuorviante, diciamo, perché noi comunque abbiamo la capacità di esercitare delle azioni di corpo, di parola, di mente, e attraverso queste azioni possiamo trasformare comunque la nostra vita. Un altro mito, credo da sfatare, diciamo, sulla felicità, è che la felicità sia soltanto collegata a situazioni esterne di benessere materiale. Questo anche da sfatare, l'esempio che ho fatto prima, ma non è soltanto Edoardo Agnelli, ci sono tantissime persone. Mi viene in mente anche Robin Williams. Salutiamo anche Roxy Rosa, Robin Williams, che anch'esso era un attore di successo, famoso, eccetera, eppure si è suicidato. Un altro che ha fatto la stessa fine, diciamo così. Quindi vuol dire che lo stato d'animo che percepivano interiormente era uno stato d'animo, saluto anche Sara, era uno stato d'animo di profonda infelicità, uno stato d'animo di profonda tristezza. Quindi è fuorviante, diciamo, pensare che la felicità sia dovuta a circostanze esterne o dai successi materiali o anche dall'approvazione sociale, perché anche dall'approvazione sociale, diciamo, anche dall'approvazione sociale, non, ecco, chi pensa di essere felice se viene approvato come dire, dalla società, se lo prenderà assolutamente in quel posto. Credo che sia un qualcosa di improponibile, un qualcosa che non abbia senso. Molte persone pensano invece di cercare di essere felici se gli altri li approvano. Ad esempio, oggi con i social, questo ci fa capire, no? Tutti gli hater, tutti le teste di minchia che si trovano nei social, nei vari social, se voi aspettate di ottenere l'approvazione da parte degli altri, e purtroppo questo succede molto spesso, no? Ad esempio, soprattutto con i ragazzi giovani, no? Quando vengono in qualche modo, che ne so, giudicati negativamente attraverso i social, ci sono molti, molti ragazzi che anche lì arrivano a fare atti e gesti inconsulti di autolesionismo, proprio perché danno un'attribuzione alta a quanto gli altri pensano di loro, no? Ragazzi anche, magari anche maggiorenni, ma 18-19 anni, no? Che vengono in qualche modo, tra virgolette, giudicati negativamente, dal gruppo, quindi purtroppo è un'attribuzione negativa di felicità, perché se tu pensi che puoi essere felice soltanto se, come possiamo dire, se gli altri ti approvano, puoi stare tranquillo che sarai sicuramente infelice. Quindi la felicità non dipende dal giudizio degli altri. E la nostra Grenettina ci dice che la gratitudine è l'amica del cuore della felicità. La gratitudine è l'amica del cuore della felicità. Esatto, essere grati è già un punto fondamentale, brava Green, perché se noi siamo grati già di quello che abbiamo, è come dire, questa è un'altra frase che ho sentito da parte di qualcuno, non è tanto essere ricco, ma avere quello che desideri. Quindi se tu sei grato per quello che hai, già fai un passo avanti, perché la gratitudine, esprimere gratitudine, ti fa settare sul vedere il lato positivo, no? Perché, come dire, c'era un altro detto, no? Che diceva che la vita è formata al 10%, saluto anche Lisa, la vita è formata al 10% dagli eventi che ci capitano e al 90% dalla valutazione degli eventi, che da come interpretiamo
gli eventi che ci capitano. Quindi alla fine, dovunque lo rigiriamo, viene fuori che la felicità autentica, quella che può durare nel tempo, è fondamentalmente frutto di gratitudine, di un equilibrio interiore e, diciamo, di un allineamento con i nostri valori, di un allineamento con, diciamo, i nostri valori più profondi. C'era Lacan, come dice Recalcati, c'era Lacan che diceva che la felicità è data, diciamo così, dal realizzare il proprio desiderio più profondo. Quindi, secondo questo psicanalista Lacan, che è complicato, io feci tanti anni fa dei corsi per studiare Lacan, ma effettivamente c'è un linguaggio abbastanza complicato. Personaggio particolare, comunque, nella vita un personaggio particolare. Persone che hanno conosciuto Lacan, ad esempio, dicevano che aveva una guida folle. Andare in macchina con Lacan significava in auto con Lacan rischiare la vita ad ogni minuto, perché dicevano, ho sentito alcune persone che lo hanno conosciuto, che si guidava in modo molto, molto spericolato. Comunque, come dire, una delle cose che ci raccontava, che diceva Lacan, è proprio la capacità di, come possiamo dire, realizzare il proprio desiderio profondo, realizzare il proprio desiderio profondo. Quindi però bisognerebbe sapere qual è il proprio desiderio profondo. Anche questo, dobbiamo tenerlo presente. Spesso noi realizziamo la vita degli altri. Quante persone realizzano la vita degli altri? Se tu realizzi la vita degli altri, non realizzi il tuo desiderio profondo. Tante persone, ad esempio, fanno delle cose proprio per pressione sociale. Beh, quante donne, ad esempio, si sposano perché la madre gli dice: ma c'hai già 30 anni, sei ancora da sola. Ma c'hai già 40 anni, sei ancora da sola. Oppure magari qualcuno: ma c'hai 50 anni, oramai chi ti vuole più? Ma questo, ma quello, no? Per dire, no? Ci sono tante persone che agiscono, diciamo, sulla base di pressione di altre persone. Ma ad esempio nella scelta del lavoro, no? Probabilmente è anche il caso, diciamo, di Edoardo Agnelli, no? Che il padre, sicuramente, beh, un padre come Gianni Agnelli, sicuramente sarà stato un padre ingombrante. Non credo che sarà stato facile avere un padre come Giovanni Agnelli, per carità, pace all'anima sua, però, diciamo, come possiamo dire, era sicuramente una persona molto ingombrante, no? Che avrà sicuramente voluto in qualche modo dirigere la vita del figlio, come dire, indirizzandolo a fare delle cose che magari non rappresentavano il suo desiderio più profondo. Si dice, ad esempio, che Edoardo Agnelli aveva un animo più spirituale, no? Cosa che probabilmente, diciamo, Gianni Agnelli non aveva. Comunque, detto questo, quindi trovare il proprio desiderio profondo e perseguirlo. Quindi perseguire il proprio desiderio profondo, non il desiderio degli altri, perseguire proprio la propria esistenza, fare le cose che ci piace fare, perché se noi siamo costretti a fare delle cose che non ci va di fare, beh, certo, uno potrebbe anche essere felice se si dà un obiettivo ulteriore, no? Cioè, però avere un obiettivo, secondo me, è un punto fondamentale. La felicità deve essere una scelta di vita, fondamentalmente. Ovviamente essere felici non significa negare o ignorare le difficoltà, le sofferenze, le ingiustizie. Essere felice non significa fingere che vada tutto bene, ma significa accettare la realtà nella sua interezza.
essere grati per quello che abbiamo, salutiamo Dorothy, essere grati per quello che abbiamo e diciamo abbracciare le sfide. Sicuramente ci saranno dei momenti bui nella vita di tutti, no? Chi è che non ha mai avuto problemi nella sua vita? E praticamente i problemi ci sono sempre, no? Dal primo vagito fino all'ultimo respiro avremo dei problemi. E l'ultimo problema magari sarà proprio connesso con l'ultimo respiro, no? Sarà il desiderio di non morire. Comunque, scegliere di essere felici, implica una responsabilità, cioè significa che noi abbiamo un potere, il potere di influenzare il nostro stato d'animo, il potere di influenzare i nostri pensieri, il potere di influenzare le nostre azioni. E quindi dobbiamo imparare a coltivare delle abitudini positive, perché poi dobbiamo prendere l'abitudine di essere felici. Soltanto coltivando un'abitudine noi potremmo avere una felicità che perdura nel tempo indipendentemente da tutto. Quindi avere un atteggiamento mentale, non iniziare a pensare che dovunque sono, in qualunque situazione mi trovi, con qualunque persona mi trovi, io comunque devo permettermi di essere felice. Certo, ci sono situazioni che oggi oggettivamente uno dice: ma come fanno a essere felici, no? Ci sono situazioni che sono oggettivamente difficili. Pensate a chi vive sotto i bombardamenti, ad esempio, no? Chi vive sotto i bombardamenti o chi patisce la fame, il freddo, la sete. Sarà sicuramente più difficile in queste situazioni coltivare uno stato d'animo di felicità, eppure questo potrebbe essere sicuramente possibile. Potrebbe essere sicuramente possibile coltivare uno stato d'animo di felicità anche quando ci sono, delle situazioni che apparentemente potrebbero essere infelici. Quindi scegliere la felicità, come dice Green Apple, significa praticare anche la gratitudine, no? Perché anche nei giorni più grigi, fondamentalmente, c'è qualcosa, ci sarà sempre qualcosa di cui essere grati. La gratitudine, diciamo, ci apre gli occhi alla bellezza, fondamentalmente, alla gioia di vivere. Ci fa ricordare spesso che è nascosta nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, nei sorrisi. E questo è un punto molto importante. Non scegliere di essere felici è un atto di amore verso se stessi, è un impegno, diciamo, a coltivare quella che nel buddismo viene chiamato l'amore e la compassione. Perché poi, diciamo, se una persona riesce a coltivare amore e compassione, soprattutto anche amore e compassione per se stessi, è un punto sicuramente che è fondamentale. Quindi coltivare delle abitudini, quali sono queste abitudini? Ad esempio quelle di ridurre i veleni mentali. Iniziare a coltivare le abitudini di ridurre i veleni mentali, di ridurre quello che potremmo definire diciamo, ridurre quello che potremmo definire l'egoismo, l'attaccamento, l'invidia, la rabbia, il rancore, il risentimento. Tutte queste abitudini, lavorare in questo senso, contribuirà a darci uno stato d'animo di felicità, uno stato d'animo di benessere interiore, uno stato d'animo di appagamento interiore. E in questo caso riusciremo anche a creare rapporti umani più felici. Nel contesto dei rapporti umani, la felicità anche qua si può manifestare in molteplici forme, no? Ad esempio, condividere un momento felice con un'altra persona, condividere il calore di un abbraccio, condividere, che ne so, la complicità di uno sguardo. La felicità nelle relazioni interpersonali è fatta da piccoli gesti, no? Da parole anche non dette, dalla presenza, dall'ascolto. Tutto questo, ti aiuta a creare uno stato d'animo di felicità. Ovviamente
rapporti umani non è che sono sempre così lineari, talvolta sono un terreno fertile anche per conflitti. Ma dipende da noi, diciamo, non viverli come conflitti, viverli come un viaggio di scoperta e crescita, no? Perché di fatto ogni relazione che noi sviluppiamo può essere un viaggio, anzi dovrebbe essere un viaggio di scoperta, di crescita, cioè una opportunità, non una negatività, un'opportunità, diciamo, un'opportunità per diciamo, approfondire la conoscenza di sé e degli altri, per coltivare la felicità reciproca. Non ti è stato annullato niente, Dorothy? No, no, hai fatto l'abbonamento sul canale Massimo Tramasco, ho visto, ci sono tanti canali, no? Quindi ogni canale ha il suo abbonamento. Tu sei abbonata al canale Massimo Tramasco, qui siamo su crescita personale di Massimo Tramasco, quindi stai tranquilla, Dorothy. Quindi l'importanza dei rapporti umani nella ricerca della felicità, diciamo, ovviamente i rapporti umani, la felicità è interdipendente con i rapporti umani, ma non deve diventare dipendente dai rapporti umani. Quindi costruire relazioni positive è sicuramente un aiuto per essere felici, ma per costruire relazioni positive dobbiamo anche toglierci dai piedi le relazioni negative, perché, come dire, se non ci togliamo dai piedi le relazioni negative, difficilmente riusciremo a coltivare quelle positive. Quindi la capacità di comunicare, anche secondo me, è una delle caratteristiche per sviluppare, diciamo, per sviluppare felicità, la capacità di gestire i conflitti, di vivere bene le relazioni. Anche un po' di pazienza, un po' di riflessione non guastano. Scusate, che ho suonato. Scusate, ma vendono il folletto, non è il folletto, ma è la Former qua. Non so, i venditori porta a porta, vabbè, anche loro hanno diritto di vivere, no, venditori porta a porta, non so, boh. E quindi questo è un concetto di fondo, no? Quindi dobbiamo tenere presente un po' queste situazioni, no? Quindi praticare anche il perdono, soprattutto il perdono di se stessi, è un'altra delle caratteristiche per essere felici fondamentalmente. Quindi la felicità possiamo svilupparla, diciamo, attraverso diverse modalità. Quindi detto questo, imparate, diciamo, a sviluppare, impariamo a sviluppare l'abitudine di essere felici, impariamo a sviluppare, diciamo, la capacità di vivere bene, di essere grati, di eliminare i veleni mentali, e questo credo che sia la cosa fondamentale se vogliamo imparare, diciamo, a essere felici, non lasciarci risucchiare, diciamo, dalle negatività, come dice Sissi, perché se le negatività ci risucchiano, ci trascineranno nel baratro, e invece noi dobbiamo uscire fuori dal baratro, insomma, dobbiamo imparare a gestire anche le situazioni difficili, perché la vita è fatta anche di situazioni difficili, ma affrontarle con delle abitudini positive. Bene, e mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi ovviamente su tutti.